controllo del vicinato nasce con lo scopo di mettere in piedi una rete di stamina finalizzata a rendere più sicuro un quartiere. Si sviluppa negli Stati Uniti negli anni 70 e arriva in Italia nel 2009. È la versione moderna della vita di cordone, dove tutti si conoscono e si proteggono reciprocamente, ma nessuno è violato nella sua dimensione privata. In Toscana il progetto viene sperimentato innanzitutto a Monte Carlo, successivamente a Seravezza e Pietrasanta e a Lucca, dove per la prima volta in Italia viene attuato tramite la stipula di un protocollo d'intesa tra la prefettura e lo stesso comune. Il documento prevede che i cittadini costituiscano una rete stabilendo relazioni di fiducia e reciproco sostegno. Cioè, effettuino un'attenta opera di sorveglianza della zona e segnalano eventuali attività sospette alle forze dell'ordine, con lo scopo di prevenire la commissione di reati come furti o atti di vandalismo. Per tale finalità è previsto anche il posizionamento di telecamere di sorveglianza collegate con la sala operativa e l'installazione di alcuni cartelli che segnalano la pratica del controllo del vicinato. Alcuni gruppi più organizzati hanno anche costruito pagine dedicate sui maggiori social network. Attraverso queste possono essere pubblicati dai cittadini stessi, dalle forze di polizia, messaggi di allerta o consigli su come operare in determinate circostanze. I residenti nominano uno o più referenti, i quali comunicano alla polizia segnalazioni importanti su azioni criminali o piccoli indizi, e incoraggiano il vicinato a fare altrettanto, integrandoli nel progetto del controllo del vicinato. Il progetto dà alla comunità un senso di protezione e vicinanza, rafforzando nel contempo i legami all'interno della stessa. Ma quali sono queste semplici attenzioni che si possono usare tra vicini? Scambiarsi i contatti? Avvisare il vicino più prossimo della propria assenza? Ritirare la posta del vicino? Guardare casa sua quando è assente? Affacciarsi a un suono sospetto, guardare fuori con maggiore attenzione, notare anomalie, annotare danni e segnalare attività di auto o persone sospette. Nessuno dei residenti conosce meglio i rumori, i volti, le abitudini del vicinato. La collaborazione con le forze dell'ordine è alla base del progetto. Raccolgono ogni informazione utile dai singoli cittadini o dai referenti del quartiere. Le emergenze, si ricorda, dovranno però sempre essere subito segnalate ai numeri di pronto intervento, 112 o 113. Saranno le centrali operative delle forze dell'ordine, eventualmente ad attivare, se necessario, i loro referenti territoriali del progetto. 112 carabinieri, buongiorno. Buongiorno, sono Rossi, siamo da Nacina. Voglio segnalare un Fiat punto nera. 45 mi date via per un appunto. Sì. Allora ricordate presso San Concordio di Moriano, località Sina, via della Maurizia. Bene, 45 Le informazioni raccolte da ogni singola forza dell'ordine verranno condivise con tutte le altre e successivamente archiviate a fine di eventuali indagini. Le forze dell'ordine inoltre partecipano a riunioni periodiche, durante le quali discutono con i cittadini dei problemi del quartiere, illustrano loro quali sono i comportamenti idonei o i particolari ai quali prestare attenzione. Riferiscono tra l'altro quali sono i tipi di reato che più frequentemente avvengono in quella determinata zona e con quali semplici misure è possibile difendersi. La rispettiva conoscenza è infatti la chiave del successo del progetto.